Lui non vuole una storia seria, non vuole fare sul serio. Ma come faccio a capirlo quando sto all'inizio? Come faccio ad accorgermi se lui vuole o meno una storia seria? Ecco, la soluzione è più semplice di quello che credi. Quindi in questo video valuteremo un segno, eventualmente classico, di una situazione dove lui non vuole qualcosa di serio e poi cosa puoi fare eventualmente, come gli puoi rispondere? E la risposta sarà veramente stupida, quindi sarà facile, rimani connesso. Intanto iscriviti al canale, seguimi qui su YouTube e su tutti gli altri social, qualsiasi social, scrivi il nome e cognome, mi trovi. Ricordo sempre in descrizione c'è il numero per farmi domande via SMS gratuite, il link per prenotare una consulenza conoscitiva gratis con me. C'è il link per trovare i miei libri su Amazon che trovi se scrivi il nome e cognome su Amazon o Google e c'è anche il link per accedere ai miei servizi riservati del Patreon, che sono dei video riservati, video esclusivi e anche altri tipi di servizi dove assistenza scritta, eccetera. Ma andiamo a noi, anzi, veniamo a noi. Come faccio a capire se lui vuole o meno una storia seria quando sto ai primi appuntamenti? Allora, primo e secondo appuntamento chiave. Se ti invita a casa è possibile, o meglio, è un segno inconfondibile che non vuole eventualmente una relazione seria con te o che comunque faccia parte di un piccolo spettro, una piccola percentuale di uomini che potrebbero essere interessati fisicamente a te e anche eventualmente in una relazione seria, ma che a quanto pare non è così. Perché nella gran parte dei casi stanno dall'altro lato, stanno dalla parte del tizio che non vuole sprecare troppe risorse, troppo tempo nei tuoi confronti, preferisce insomma lasciare al caso tutto quanto e vedere se semplicemente sì, magari vieni a casa, ci rimedio, diciamo, una dormita, una botta e via, arrivederci e grazie. E quello è un rischio, quindi devi essere in grado di capire se ti conviene, se sei in grado sentimentalmente di sostenere un distacco eventualmente o insomma una situazione dove lui viene a letto con te e poi fa ghosting e sparisce, perché purtroppo il target d'arrivo maschile tende a essere soltanto quello fisico, almeno all'inizio. Quindi gli uomini sono così poveracci? Sì, sono così poveracci, vogliono solo quello all'inizio, quindi purtroppo è così. Non sto dicendo che non vogliono una relazione, ma all'inizio gli uomini tenderanno a volere esclusivamente quello e se raggiungono quello, boom! Non hanno più motivo di venirti a cercare, o almeno ti vengono a cercare solo per quel motivo, quindi solo per il motivo fisico. Quindi ricorda di questa cosa, stampa di questa cosa che ti ho detto in testa, perché altrimenti poi rimani fregato. Per quanto riguarda invece, quindi, come puoi rapportarti in questi casi? Dunque, se sei all'inizio, quindi sei all'inizio di una relazione, stai frequentando la persona, eccetera, e ti invita a casa, al primo, al secondo appuntamento, forse anche al terzo, magari gli vuoi dire di no. Due opzioni principali. La prima è che tu vai a casa, ma poi eventualmente dovresti trattenere fisicamente. La seconda invece è darti una risposta che sia breve, simpatica, assertiva e soffice. Quindi una risposta stupida, semplice come quella che ti suggerisco, del tipo: non è il mio stile fare appuntamenti a casa, preferisco andarci con calma e divertirmi godendomi l'attesa. Ora, una volta che tu gli mandi questa frase, o ti inviterà a un appuntamento o non ti inviterà, non è che ci sono altre opzioni. E se ti dice forse faremo qualcosa fuori, non ti interessa, forse lo devi inserire all'interno del no. Se non ti inviterà, avrai capito quali erano le sue vere intenzioni, cioè in parte fare questa cosa che ti ho suggerito stana anche la persona, cioè la stana nel senso che ti consente di capire se è davvero interessato a fare qualcosa di più serio, quindi di più stabile, oppure ti sta soltanto prendendo in giro. Quindi per capire se è davvero interessato, anche in questo modo puoi, no, riuscire a identificarlo, puoi capire se per lui vale la pena o meno avvicinarsi a te, vale la pena o meno, insomma, venirti incontro in qualche modo e aspettare. Magari ci ha provato anche per testarti e non ci è riuscito, insomma, non è riuscito a ottenere quello che voleva e tu hai preferito aspettare e in questo caso magari lui ha condisceso a questa cosa. Ecco, se ti dice va bene, aspettiamo, allora organizziamo un altro appuntamento, poi l'invito seguente dovrebbe essere dopo circa
altri 3 appuntamenti con calma. Se vi vedete una volta a settimana, un radio 1 ogni 10 giorni, 7 giorni, saranno passati almeno un mese e mezzo, 2 mesi. E raggiungere 2 mesi di conoscenza approfondita e rilasciarti con calma, sicuramente la situazione migliore per te se lui non vuole una storia seria. Comunque l'invito a casa iniziale è il segno stupido e semplice che non, lui non vuole una relazione seria, una storia seria. E inoltre la soluzione è altrettanto semplice. Si tratta di definire i tuoi standard, cosa che molte persone non fanno, molte donne, molti uomini, molti bambini, ragazzini, quello che sia. Nessuno definisce il suo anziani, nessuno definisce i suoi standard, belli, brutti, giovani, grassi, alti, insomma tutti. Nessuno ci pensa a queste cose, ma definire i propri standard implica mettere dei limiti su cose oltre le quali non si riesce ad andare. Cioè io non vado oltre questa cosa. Chiaro che devi andare incontro a qualcuno, devi andare incontro alle persone, fino a dove però riesci ad andare. Hai presente quelle persone che magari si concedono troppo, sono molto altruiste e poi finiscono nel burnout d'altruismo, perché magari sono state così, diciamo, propense nei confronti di qualcun altro che si ritrovano poi a dire: cavolo, mi sono bruciato totalmente per un'altra persona, ho fatto così tante cose per questa persona che adesso non ho più tempo per me, faccio così tanto per altre persone che non riesco più ad avere come dire, non ho più nemmeno una mia individualità, eccetera, non ho più una mia preservazione, cioè non mi preservo più, il mio involucro sparisce, rimango così devastato, inaridito, perché ti dai troppo, concedi troppo e non ci sono standard. Gli standard fanno parte della salvaguardia della tua persona e fanno parte anche dell'inizio di una potenziale relazione seria. Senza standard non puoi creare una buona relazione seria, senza standard non puoi riuscire a fare delle cose funzionali perché l'altra persona non ti consentirà di farlo. Non ti darà la possibilità di crearle e quindi di questo, insomma, ne soffrirai. Quindi la risposta giusta, ripeto, è dirgli qualcosa come: non faccio appuntamenti a casa, non è il mio stile, mi piace divertirmi, voglio prendermela con calma. E il segno è che quando ti invita a casa, se lo fa subito, ci sono dei problemi, devi importi, devi resistere. Dunque io ti ringrazio per essere stata qua. Ti ricordo di iscriverti al canale qui sotto, che il link trovi in descrizione, trovi il link per prenotare una consulenza gratuita conoscitiva con me, il numero per farmi domande via SMS gratis, il link per accedere ad Amazon e trovare tutti i miei libri che ho scritto sia per uomini che per donne e il link sul Patreon, il link del Patreon dove ci sono video riservati, assistenza scritta, di servizi che offro io personalmente solo e soltanto io, di urgenza entro 72 ore, eccetera. Dunque, fammi sapere, mi trovi dalle altre parti, su tutti i social, ovunque, qualsiasi social, basta che scrivi Federico Picchianti. Noi ci sentiamo al prossimo.